Ciao ragazzi, sono Pokémon Collector e oggi, come promesso, inizia la prima parte dello show off della mia collezione. Ero un po' indeciso sul da farsi, nel senso far vedere la collezione di carte o altra roba carina che ho, e ho optato per non le carte, ma l'altra roba carina che ho. Di conseguenza, adesso vi faccio vedere un giro veloce della stanza per farvi capire un po' quello che ho. E dopodiché ci soffermiamo su quello che secondo me è una delle cose più particolari che ho. Allora, questa qua è la scrivania dove faccio i video. Non c'è niente di particolare. Questa è la collezione di carte. Sono tutti set dal primo all'ultimo. Alcuni ovviamente ancora non completi, però la maggior parte sono già completi. La maggior parte italiani, no, diciamo tutti italiani, tranne, vabbè, quelli fatti solo in inglese. Poi, queste qua sono carte comuni e non comuni doppie che ho, comuni non comuni e reverse. E poi c'ho, allora, fatemi vedere, qua c'ho qualche box. Qua c'è un box prima edizione italiano, sigillato, e qua un prima edizione fossil sigillato, poi lì ci ho messo dei vuoti tanto per. E purtroppo 2 giorni fa ho venduto gli altri due che avevo, quindi non riesco a farvi vedere. C'avevo il Jungle Inglese Unlimited e il Rocket Inglese Unlimited, ma li ho venduti, quindi sono rimasti solo questi due qua, che sono quelli a cui tenevo di più. Era, in realtà questo qua cioè era venduto, poi il ragazzo ci ha ripensato perché costava troppo e quindi mi è rimasto, ma diciamo che non è stato un grosso problema tenerlo, in quanto mi dispiaceva un sacco darlo via, quindi sono contento di averlo tenuto. Queste qua sono i box e poi, appunto, questa qua è la collezione delle carte. C'è un altro raccoglitore che è qua, che ancora devo mettere perché è finita la libreria e quindi non ci sta. Devo costruirla, quindi potrò andare avanti col 13 in poi. E infine vi vorrò fare vedere il motivo di questo video, ossia la mia collezione di pacchetti sigillati che si trova all'interno di questo cassetto. E che vi mostrerò tra 3, 2, 1. Bam! Praticamente vi spiego com'è andata la situazione. Qualche anno fa, in realtà l'anno scorso, ad agosto, entrai in una fumetteria e per pura fortuna il fumettaro, chiamiamolo così, mi tirò fuori dal suo magazzino un po' di roba vecchia, tra cui i primi pacchetti qua, che sono i base, prime edizioni italiani. Da qui cominciai a, diciamo, girare le edicole, prendendo tutto quello che non c'avevo. Però, sottolineiamo, roba nuova, quindi diciamo tutta roba nuova, fino alle ultime, e tutto quello che mi mancava lo compravo, quindi ho iniziato ad accumulare così. Dopodiché ho iniziato piano piano a cercare le cose un pochino più rare, come i 7X, magari qua sono le Jin Chao, le Jimiros, Rocket e così via. Piano piano ho messo su questa collezione qua. In cosa consiste la collezione? Praticamente ci sono tutti i pacchetti italiani, esclusivamente italiani, a parte ovviamente quelli fatti in inglese come Jin Challenge, Jim Heroes e da qualche parte c'è Team Rocket Return, che sono questi qua. Mi mancano i Legendary Reverse, i Legendary Collection, mentre c'ho già i Legendary Treasure, che sono questi qua, che si vedono, e quell'altro, ai Power Keepers, che sono questi qua. Dove sono? Qua. Questi qua sono i Power Keepers. Li riconosco perché so come sono fatti i pacchetti, quindi li conosco così. E quindi sì, diciamo che piano piano ho iniziato a mettere su questa collezione e questo è come si presenta ad oggi. Purtroppo mancano ancora un sacco di cose, anche se a vederli così sono tantissimi. Specialmente mi manca la parte, diciamo, qui in mezzo, quindi tutte le Neo mi mancano. Mi manca Legendary Collection e mi mancano ancora alcuni pack di 7X. Per esempio mi mancano Ex Drago, Ex Smeraldo. E poi tipo qualche pacchetto qua là, tipo ex Team Magma, Team Hydro, ex Rubino e Zaffiro, che per esempio ne ho, vedete, questo qua è Rubino e Zaffiro, questo qua blu che si vede, non mette fuoco,
è l'unico che c'è il Ribbione Zaffre, questo qua sono Team Magma. Come procedere? Perché fargli vedere tutti i pacchetti la vedo lunga. Come possiamo fare? Possiamo fare che... Facciamo così, guarda, mi metto qua così e li tiro su uno alla volta. Cercherò di... Facciamo oggi fino, tipo, fino a Team Rocket e poi andiamo avanti nei prossimi video. Guardate che effetto che fa vederli da qua. Allora, ovviamente i primi pacchetti sono i base prima edizione. Ovviamente colleziono tutti gli artwork, quindi Charizard, Venusaur, Blastoise, idem, Unlimited, quindi Charizard, Blastoise, Charizard, Fossil prima edizione, Lapras, Zapdos e Aerodactyl, idem, Unlimited, Lapras, Zapdos, Aerodactyl. Tutti sigillati, non sono vuoti o altro, sono tutti sigillati. Poi passiamo ai Jungle prima edizione, Flareon, Scyther e Wigglytuff. In realtà sto facendo così perché non so come poter fare il video. L'unico modo che mi viene in mente è quello che sto facendo adesso, però in qualche modo devo tenere la telecamera, quindi ho una mano disponibile. Poi ci sono i Base Set 2. Che anche se qua sono solo in inglese, quindi Gyarados, Mewtwo, Pidgeot e Raichu. Dopodiché iniziano le Gym Challenge prima edizione, Koga, Giovanni, Blaine e Sabrina. Unlimited, vabbè, gli stessi, Gym Heroes prima edizione, Misty, Brock, Eti Surge. E Erika e Unlimited, quindi Erika, Surge, Brock e Misty, Team Rocket, non so se fa. Ah, sono girato al contrario, forse così qua l'ho messo tutto al contrario? Sì, allora giriamo lato. Qua ci abbiamo questo di Gyarados, Giovanni, quello misto e Team Rocket. E questi qua sono al contrario dall'altra parte. Quindi di nuovo Gyarados, Team Rocket, Giovanni e Misty. Dopodiché passiamo a carte, a pacchetti molto bellini. Anzi, cosa potremmo fare? Potremmo oggi finire, arrivare alle Wizard e poi nel prossimo video andare avanti con le Ex. Ci sta, dai, ci sta. Tanto è abbastanza corto. Qua abbiamo. Oh, che palle, sono andato. Scusate, siamo dall'altra parte e ci abbiamo Expedition con Charizard. Stupendo. Expedition con Feraligatr. Expedition di Venusaur. E infine Expedition di Blastoise. Stupendi questi pacchetti qua, mi piacciono davvero un sacco. Dopodiché continuiamo con Aquapolis, Arcanine. Aquapolis Tyranitar, Entei, molto bello questo pacco, e Scizor. Dopodiché passiamo al pacchetto più raro che ho in assoluto. Ci ho messo una vita a trovarlo e purtroppo per il momento ne ho trovato solamente uno, che se vedete il colore avete già capito di cosa stiamo parlando, ossia questo verdino qua un po' luccicante. E purtroppo c'ho solo questo qua, ma è, diciamo, il pezzo più raro della mia collezione. Ed è... Vediamo se indovinate cos'è. Già sicuramente avete capito. In ogni caso è Skyridge italiano con l'artwork di Poliwrath. È stato davvero complicato trovarlo, alla fine l'ho beccato in un'asta. È andato abbastanza alto, però diciamo che ero... contento perché è meno di quello che avrei immaginato finisse l'asta, quindi me lo sono trovato a un prezzo secondo me buono. Poi si sa che il prezzo lo fa il compratore, quindi lo fa l'offerta, io ero disposto a offrire quell'offerta là e l'ho preso a meno, quindi sono contento. Peccato sia solo questo qua, mi piacerebbe trovare anche gli altri, ma per il momento ci accontentiamo. E per finire
questo video vi volevo far vedere un altro. Un attimo, un'occhiata veloce di nuovo al cassetto. È tutto questo qua. Si vede come la differenza quando era Wizard, che erano tutti uguali. E dopodiché, a parte qualche eccezione, tipo queste qua mi sa che sono Leggende di Mew. Queste qua dovrebbero essere, non mi ricordo, Forze Segrete. Comunque qua vedete come sono misti, ha mantenuto solo la parte inferiore uguale, anche qua direi sono tutti uguali, la parte inferiore, questo qua si distingue generazioni, sì, il resto sono tutti diversi a parte la parte sotto, diciamo che contraddistingue un po' il set. E questo qua è la collezione principale, dopodiché c'è un pacchetto un po' diverso, quando aprirò questo cassetto vedrete delle cose. Che sono altri pezzi abbastanza rari della collezione, però non li farò vedere, cioè, li vedrete perché aprirò il cassetto e sono lì, però li guarderemo più attentamente nei prossimi video. E sono queste cose qua. Quello che volevo farvi vedere oggi in particolare era questo qua, che è sempre, diciamo, inerente alla collezione di pacchetti. Questo qua è un sample pack. Dentro ci sono 5 carte, infatti è abbastanza sottile. E si vede qua, non si vede, provo a mettere a fuoco. Praticamente era un pacchetto, chiamiamolo test. E questo qua l'ho mandato a gradare, ho preso 10 inaspettatamente. Cioè, beh, era perfetto il pacchetto, però non mi aspettavo di prendere 10. Abbastanza bruttina la plastica intorno che si è piegata, che è quella che mi hanno messo loro per tenere fermo il pacchetto. E loro hanno chiamato E3 e-reader. E vedendo ci sono 5 carte che in realtà ancora non ho capito cosa ci sia bene dentro. Mi sembra che sono alcune carte con la scritta sample, no, scritta sample, sì. E niente, questo qua è un altro pezzo, diciamo, abbastanza raruccio. Dopodiché, che dire, dei pacchetti mi sa che non c'ho nient'altro se non. Vabbè, c'ho qualche pacchetto un po' random qua. C'ho, beh, i tre base, i tre jungle inglesi. Volevo prendere i tre fossili, che in realtà ce l'avevo, ma stupidamente ho venduto prima di che mi mettessi a collezionarli. E basta. Direi che questa qua è la mia collezione di pacchetti. Oggi abbiamo visto la prima parte, quindi fino alle Wizard, quindi fino a Skyridge. Poi avete visto che mi mancano tutte le Neo, che piano piano sto cercando di cercare di trovare, però vabbè, si sa che sono abbastanza complicate, quindi per il momento siamo fermi qua. E che dire, questa qua è la prima parte, la prossima parte andremo a vedere i pacchetti X. Adesso magari se avete qualche suggerimento su come fare il video, perché non so davvero come gestirlo per far vedere i pacchetti, magari commentate o datemi magari qualche aiutino per cercare di migliorare la qualità. E spero vi sia piaciuto come sempre e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!